Beh, ci chiamo in casa, ci abbiamo un po' di rammarico per il risultato di domenica, ma continuando su questa lunghezza d'onda ci siamo allenati bene, massimo rispetto per l'Isernia, ma quindi cercheremo di fare di tutto per portare a casa i 3 punti, diciamo. Ogni partita è una storia a sé, poi la partita. Tu sai come inizia, no? Perché fischia l'arbitro, poi dopo non sai mai come finisce. Ti sembra una squadra da rispettare come da rispettare tutte le altre. È normale che noi siamo l'Aquila, giochiamo in casa e dovremmo fare di tutto per portare a casa i 3 punti. Ma non è mai una partita facile, perché l'Isernia ha subito sì 20 gol, ma ne ha fatti 16, un paio meno di noi. Era una squadra giovane, una squadra che corre, una squadra organizzata, quindi. Come ho detto e continuo a dire, noi abbiamo una squadra medio-alta a livello tecnico, però se non metti la stessa determinazione che mettono gli avversari, poi il livello, la qualità tecnica si azzera e quindi la partita diventa combattuta e magari poi vai a fare delle brutte figure come le insidie che sono dietro l'angolo, ma noi non penso che scivoleremo su questo perché ho visto la squadra concentrata, ho visto che ci alleniamo bene. Siamo un po' come devo dire, più fiduciosi, abbiamo più acquisito un pochino più di fiducia nei nostri mezzi e quindi sicuramente faremo la nostra partita. A parte Mattini, Giampaolo, Drolet, gli altri penso che più o meno sono disponibili. Poi domani c'è l'ultimo allenamento e ripetiamo. Farò i convocati, ma io sono contento di tutti perché vedo un po' trattative, cosa, la società sa bene quello che noi dobbiamo fare, no? I giocatori che noi abbiamo, ce li teniamo, poi se riteniamo opportuno fare dei movimenti li faremo, però sento dire attaccanti, cioè noi stiamo facendo bene, anche se magari ci viene a mancare qualcuno, però sopperiamo a questo con il gruppo, perché anche domenica si è visto. Un gruppo compatto, unito, ha sofferto tutti insieme. E se ci sono tutti questi fattori, io penso che il cammino sia un po' più semplice di come lo vediamo. Penso più o meno di mandare in campo, se non gli 11 su 11, ma almeno 10 ce l'ho in testa, poi dopo l'undicesimo vediamo, più o meno non cambieremo più di tanto rispetto a domenica scorsa. Non ci sono diffidati, cosa. Tutti disponibili, pure diffidati, se ritengo opportuno li faccio giocare, come quasi sicuramente sarà così.